dalla parola al numero. Do subito un esempio, passando dalle parole ai numeri, o meglio, a delle espressioni matematiche. Prima vi leggo un pezzo che è comparso sulla Gazzetta Ufficiale di alcuni anni fa e che riguarda il trattamento pensionistico dei professori universitari. Ora pensate, il professore universitario va anche lui fuori corso, in pensione, e deve vedere quanto lo pagano. Io vi leggo il discorso, se volete prendete appunti, se vi interessa questo pezzo di lingua italiana ve lo posso anche poi dare da copiare. Tanto l'hanno copiato già due matematici, mi hanno chiesto il permesso di usarlo. Io non so poi se hanno approfittato di questo permesso, ma adesso ve lo leggo io. Attenzione però, perché non è facile, è un italiano un po' arduo. Il trattamento di quiescenza, è stato un meraviglioso eufemismo, vorrebbe dire il trattamento della pensione, o se no la pensione spettante, eccetera. Il trattamento di quiescenza, e già è orribile, perché uno sotto la parola quiescenza può vedere anche quell'immobilità della morte, eccetera. Il trattamento di quiescenza viene calcolato in base, attenzione, allo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito. Uno dice, se c'è un regime a tempo definito, ci sarà anche un altro tipo di regime, infatti arriva anche il secondo. Il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime al tempo definito. Quindi, regime a tempo definito aumentato della differenza fra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito. Siamo già entrati, vero, nel concetto che volevo illustrare. Moltiplicata, attenzione, finora erano maschili, adesso è cambiato. Moltiplicata, quindi deve esserci qualche cosa che si riferisce, evidentemente, perché si è moltiplicata. La progressione economica prevista, ecco, quella è. Dunque, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime a tempo pieno e divisa, sempre quella, per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto. Arrivata a questo punto, anche perché chi lo legge sta andando in quiescenza, a questo punto uno disarma e dice come faccio a capire? Ora noi abbiamo un certo allenamento mentale perché siamo professori, no? Quindi insegniamo agli altri. Quindi dovremmo capire questo testo, infatti lo capiamo, sia pure con qualche sforzo. Però c'è un modo per capirlo molto più semplice. Trascriviamo questo brano scrivendolo in maniera più semplice, facendo delle abbreviazioni. Perché i numeri sono abbreviazioni di, lo diceva un grande scienziato, sono abbreviazioni del modo di parlare. Il numero? Il numero 4 che cos'è? È una parola. Di quante lettere? Sono 6 o 7, non lo so, non le ho contate. Quattro, 7. 7 lettere. È troppo lungo. Allora, diventa numero perché è più maneggevole. È la parola trasferita al numero perché è cambiata in numero per essere più agevole, per essere più manovrabile.
E facciamo esattamente quello che hanno fatto nei secoli passati, non molti secoli fa, perché se voi vedete testi di che trattano di numeri, di computo, che servivano allora per il commercio, vedrete che di numeri ce ne sono ben pochi. 4 è un risparmio rispetto alla parola scritta normalmente, ma è anche un elemento che si manovra bene, che ha molta evidenza. Allora, cominciamo. Sostituiamo due simboli letterali alle espressioni stipendio previsto per il regime a tempo definito e stipendio previsto per il tempo pieno, per il regime a tempo pieno. Per la prima usiamo la lettera alfabetica A, per la seconda B. E sostituiamo con simboli anche le parole che indicano operazioni su quei simboli A e B. Aumentato diventerà più, differenza diventerà meno, moltiplicato diventerà per, una x, diviso diventerà una frazione, una linea di frazione. Avremo dunque che il risultato che cerchiamo è A più, aperta parentesi, B meno A per M, diviso P. E usando questa formula chiunque riuscirà facilmente a calcolare il trattamento di quiescenza. Non è che la formula dica qualche cosa di diverso da quello che dicevano le parole, ma come vedete il linguaggio matematico ha un significante molto più sintetico, molto più preciso, evidente, universale. E usarlo significa semplificarsi la vita e dare al cervello uno strumento ben più agile ed evidente. Naturalmente si perde anche qualche cosa, perché quella lingua che ho letto prima era terribilmente ridondante. Ma la ridondanza è un male ed è un bene a tempo stesso. Guardiamo cosa succede in italiano se io dico una qualsiasi frase. La rosa bianca è bella. Io ho 4 simboli di 1, 2, 3, 4 di femminile e un simbolo di e poi 5 simboli di singolare. Chiaro? Cioè, il valore di femminile, la rosa bianca bella, e il valore di singolare, la rosa bianca è bella. È uno spreco, però questo spreco serve perché non è possibile più sbagliare. Chiaro? Allora, i professori universitari possono stare tranquilli, trattare e capire quale sarà il loro trattamento di quiescenza, e noi abbiamo fatto un paragone fra il linguaggio naturale, linguaggio come lingua, e linguaggio come linguaggio matematico, che ci fa capire che la stessa cosa viene tradotta in una tipologia diversa per la comunicazione, per quello che riguarda la comunicazione matematica. E questo naturalmente è molto utile. È molto utile perché semplifica e diventa chiaro, non equivocabile. Naturalmente, chi vi parla e ha vissuto fino a 40 anni sapendo di essere negata per la matematica, poi è arrivato un matematico con cui ho cominciato a collaborare, che mi ha spiegato che non ero negata per la matematica, ma ero negata per l'aritmetica. Io facevo le moltiplicazioni e invece di scrivere 6 scrivevo 7 e tutto si alterava. Alla fine del problema mi informavo come era finita con gli altri e vedevo gli altri avevano un numeretto semplice, affidabile, 6, 8, 14 come massimo.
E io invece avevo un numerone lunghissimo con la virgola e numeri periodici dopo, che si capiva benissimo che avevo sbagliato, ma avevo sbagliato l'aritmetica, non la matematica, perché la matematica è pensiero. Ecco. Ho finito di parlarvi di questa cosa per spiegarvi perché il mio titolo era suonava dalla parola al numero, e però prima di abbandonare questo argomento per passare all'altro, che da un certo punto di vista mi interessa di più, io vorrei leggervi le parole che concludono un bel libro che è uscito 3-4 anni fa e che mi è stato regalato dall'autore, che è un mio collega bolognese, che forse voi conoscete perché si interessa anche molto di didattica, Bruno D'Amore. E alla fine scrive le ultime parole. Mi volgo a guardare il lavoro fatto. Quante cose avrei voluto dire meglio di più e non ho detto. Potrei prendere a scusante il motto di Cartesio: non ti dico tutto perché tu possa scoprirlo da solo. O le parole di Jean-Jacques Rousseau, che parla dell'educazione scientifica del suo Émile: non impari la scienza, la scopra. Non so se la mia collega è d'accordo. O quelle di Anatole France: non cercate di soddisfare la vostra vanità, parla ai professori, insegnando loro troppe cose. Risvegliate la loro curiosità, mettetevi soltanto una scintilla. Se vi è della buona materia infiammabile, prenderà fuoco. Io l'ho trovata molto carina questa conclusione di un matematico e mi ha fatto piacere citare un matematico.